Sentieri notturni con Sergio Mancinelli su Radio Capital. Porte aperte a Radio Capital, porte aperte perché anche questa sera abbiamo un ospite. Mario è appena arrivato. Buonasera intanto Mario, che comunque si... Buonasera Sergio, buonasera Radio Capital. Piano piano si incomincia ad ambientare. Prima sensazione di trovarsi in radio in diretta? Geniale. Allora Mario Monterosso che è qui, devo dire... racconteremo poi un po' i tuoi sentieri e la tua vita corre parallela anche alla musica, ma visto e considerato che siamo entrati in quel territorio fantastico che era la chitarra Rickenbacker di Roger McGinn, rimaniamo sempre qui, ma a distanza di anni. I Byrds, vale a dire McGinn Clark, poi a un certo punto, quando si sciolse l'azienda, vale a dire i Byrds, rimasero soltanto McGinn, Clark e Hillman. Tommy, tanto buonasera a Tommaso Checchi. Quello che hai tra le mani è un disco al quale sono particolarmente legato ed è proprio il vinile. Allora, piano piano, tira giù la puntina. Don't Cross the River per gli America, McGinn, Clark e Hillman e i Byrds. Mario, come procede l'acclimatamento? Perché adesso poi entriamo un pochettino nel dopo, vivo. Dopo questi tre brani assolutamente bene. Mi chiede invece Marco da Comiso, dice: ma Mario Monterosso è un'omonimia o è stato per molto tempo ad Agrigento? Omonimia. Perché tu sei invece di? Catania. Da molti anni invece oramai a Roma. Quanti anni sono che ti sei trasferito per lavoro a Roma? A gennaio 10 anni. Tocca capire però quale lavoro, È vero. Cioè, un lavoro ufficiale. Cioè, il lavoro ufficiale. In realtà mi sono trasferito a Roma per il lavoro ufficioso. Per il lavoro ufficioso. Che sempre più diventa ufficiale. E l'altro diventa sempre più ufficioso. Tra poco vi sveleremo anche il perché. Raccontiamo anche com'è andata. Io ho detto le porte aperte di Radio Capital. Confermi che anche tu mi hai scritto. E io poi ti ho detto, però c'è un piccolo impegno, vale a dire quello di scrivere magari un po' di se stessi e scrivere anche una serie di brani, di canzoni, una decina, e ti sei messo lì piano piano e abbiamo tirato giù anche la scaletta di questa sera. E io devo ringraziarti, come anche gli altri ascoltatori e ascoltatrici che sono già venuti in radio e che verranno nelle prossime settimane, per questo impegno. Però è necessario per riuscire e cercare di far bene la trasmissione insieme. Sei anche reduce da un viaggio perché hai compiuto da pochissimo 40 anni. Esatto, mercoledì scorso. E ti sei fatto un bel regalo. Mario, cos'era Musicland a Catania? Musicland è tutt'oggi, stranamente, ma è un negozietto veramente splendido, negozietto di dischi, stile anni 60, un negozietto minuscolo, ma tu entri e sogni. E io ho iniziato a comprare dischi quando avevo 11 anni. Il primo disco era un disco degli Stray Cats. Per l'esattezza, Rant and Rave degli Stray Cats. Brian Setzer, mio idolo da sempre. E tutt'oggi, nonostante 10 anni vivo qui a Roma, New York, Londra, i miei dischi li compro da Musicland. Poi quando entri dentro e trovi magari qualcuno che ti consiglia, e poi piano piano, chiacchierando con gli anni, incomincia a capire anche la tua personalità. Adesso ci sono i motori di ricerca che, se tu prendi una canzone, ti dicono: potrebbero piacerti anche queste altre. Non mi piace. All'epoca, e ancora adesso a Catania, in questo piccolo negozio che si chiama Musicland, magari uno trova anche poi un amico a distanza negli anni che ti dice: prova ad ascoltare questa cosa. Dopo Jerry Rafferty, il suo compagno di scuola con il quale fece un sodalizio era Joe Egan, e secondo me anche questa è una delle canzoni più adatte ai sentieri notturni. Come along.
troppo bello ascoltare Sentieri Notturni mentre finisco di preparare la scaletta per il mio programma web radiofonico. E allora abbiamo anche un collega, sicuramente. Ciao Giuliano, e allora buon lavoro. Sentieri Notturni, se li conosci, lievi ti danno assuefazione, no? Beh sì, pochetto. A mica mi dispiace, almeno. Fernando mi dice, stai facendo un filotto di LP ben presenti nella mia discografia. Adesso anche Joe Egan. Guarda, tutti e tre, anche quello di Jerry Rafferty, si sentiva il suono e la puntina che andava a finire proprio in quel punto preciso che dava il tac famoso. Joe Egan con Back on the Road, e tra qualche istante entriamo proprio nel mondo musicale di Mario e ci faremo raccontare i suoi sentieri, non solo notturni. Nadine per Chuck Berry, uno dei brani scelti e portati direttamente qui a Radio Capital da Mario. Mario Monterosso, che è un nostro ascoltatore, mi ha detto, fedelissimo di Radio Capital da tempo immemore. 1999-2000. Tanti anni. Allora, trasferito a me, ha detto, Roma quanti sono? 10 anni circa? 10 anni, a gennaio 10 anni. 10 anni. Allora, le tue due vite parallele, durante il giorno tu lavori al... mondo giudiziario. Nel mondo giudiziario. E invece poi nelle altre orari del, anche del giorno, pomeriggio, sera e notte, fai il musicista. Esatto. Arrivato a Roma, mi raccontavi nella lettera che mi hai scritto, perché poi avevi chiesto un trasferimento, cosa, con un tuo collega? In realtà. Io sì, perché era l'unico modo per accelerare i tempi, quindi per non aspettare gli interpelli giudiziari che sono lunghissimi. Decisi di fare cambio con un collega che stava qui a Roma. Ho detto, senti, ti vuoi trasferire a Catania? E lui dice, sì, ma è uno scherzo? Ho detto, no, vai. E ho fatto cambio con questo collega, lui è sceso giù e io sono salito su. Praticamente era comunque un salto nel buio. Assolutamente, buissimo. E che cosa ti ha spinto a lasciare Catania, dove tu però suonavi, anche perché suoni la chitarra da tanti anni. Nel frattempo, mentre ci siamo visti da un'oretta a questa parte, ho davvero sperimentato anche quelle competenze di cui mi avevi scritto e che ci siamo sentiti e raccontati un po' al telefono, perché tu comunque hai avuto una parte di vita musicale anche importante seguendo Carmen Consoli. Sì, questa è stata una grandissima fortuna, devo dire. L'incontro con Carmen, che risale a quando eravamo ragazzini proprio, ai miei inizi. Io avevo 16 anni, suonavo con una band di rock and roll Catania, e Carmen iniziava con una band sua, faceva del blues. E diciamo che questa amicizia me la sono ritrovata nel tempo, ed è stata proprio Carmen che mi ha spinto in un certo senso a trasferirmi su a Roma. E nel 2004 ho avuto il piacere di essere chitarrista al suo fianco in questo tour di blues, tra l'altro, quindi una cosa un po' strana per Carmen. Insomma, abbiamo condiviso queste che erano le nostre passioni, radici, le nostre passioni. E quando sei arrivato a Roma, praticamente, voglio dire, in Sicilia tu avevi anche poi, insieme all'altro tuo gruppo, lavoravi, e probabilmente quello poteva diventare veramente poi anche proprio il tuo lavoro e la tua vita. E questo fatto del salto nel buio a Roma, perché? È perché probabilmente avevo bisogno di saltare nel buio. Di andare verso qualcosa che fondamentalmente non conoscevo. E così è stato, è stato anche terribile. I primi anni è stato terribile. Adesso lo raccontiamo poi, perché tu proprio nella lettera hai scritto: ho dovuto resettare tante cose. Ne parliamo. Io non sapevo che Carmen Consoli avesse un debole per i Free. Assolutamente sì. Ma tanti, io li ho scoperti grazie a lei. Eccoli qua allora.